Francesco. Cristina, sei tu? Sono qui. Ehi, ciao, piccola. Ciao. Come stai? Un po' stordito. Credo di aver dormito per secoli. Perché non entri? Oggi sono molto giù. A dire il vero, non avevo voglia di vedere nessuno. Come mai? Non me ne va dritta una. Con tutte le cose che mi passano per la testa. Forse hai troppe responsabilità ultimamente. Al lavoro, poi. Le tue solite colleghe rompiscatole? Adesso ci si mette anche il capo. E ora che si tiri un po' su, signorina? Quello non capisce niente. Fosse nei miei panni. Ignoralo. Basta guardarlo per capire che è un cretino. Pensarti però mi dà forza. Se fosse il contrario, sarei preoccupato. A volte ti sento così distante. Altre volte, invece, è come se tu fossi qui con me. Ed è una sensazione che mi scalda il cuore. Beh, lo stesso vale per me, piccola. Lo sai che quando hai bisogno ci sono sempre per te. Lo so, a volte si litiga, ma è normale in un rapporto di coppia. Sai, quella famosa sera. Appunto. Avevi ragione tu. Sono stata una stupida. Ma no. Lo so quanto ci tenessi ai tuoi amici. Il nostro anniversario avremmo potuto festeggiarlo anche il giorno dopo. Non li vedevo dai tempi della scuola. Ma non importa, mettiamoci una pietra sopra. È stata tutta colpa mia. Ehi, non fare così. Ti prometto che non accadrà più. Il nostro anniversario è importante per me. E mi dispiace averti fatto credere il contrario. Dai. Scusami. Lo so che odi quando piango. Ma è più forte di me. No, sei tu che devi scusarmi. Io ho reagito male. Non dovevo incazzarmi. Oddio, avevamo tanti progetti. Guarda che per me non è cambiato nulla. Quante volte ci ho pensato. La nostra casetta, i figli. Già, almeno tre. Mi sento così in colpa, Francesco. Mi devo rassegnare. Basta. È inutile continuare a sognare. Cristina, aspetta, che cosa dici? Stammi a sentire. È stato un fulmine a ciel sereno. Ma perché è dovuto accadere proprio a noi? Ma perché ne fai una tragedia? Ci è capitato altre volte di litigare. Spero tanto che quell'accendino ti ricordi per sempre del nostro amore e che illumini il tuo cammino ora che sei al buio. Cosa? Mi ci è voluto un po' di tempo per rendermi conto di ciò che era accaduto. Sono stata in coma una settimana. Non se ne parla, si fa come dico io. Possibile che non capisci? Hai tenuto conto dei miei sentimenti? Che differenza vuoi che faccia, oggi o domani? Ah, la differenza la fai come? Tu sei il solito insensibile. Ma piantala, per favore. Non te ne frega niente di ciò che penso io. Smettila di fare una tragedia per ogni cosa, questo tuo atteggiamento mi ha rotto le palle. Attento! Ma che succede? Oggi ho finalmente trovato il coraggio di venirti a trovare. Ma è dura. Credimi. Cristina! No, no! Non può essere, no! Ora devo andare, tesoro. Ma tornerò presto, te lo prometto.
Cristina! No, no, non può essere vero, no! Non è possibile, no! Cristina! Non ti ho abbandonata. Sono qui con te.